ministri, del presidente Eugenio Giani con le persone all'interno della sanità. Stamani era all'ospedale di Prato, c'era per noi Alessandra Agrati che ha fatto punto poi anche con il presidente. Buongiorno Alessandra. Ci troviamo davanti all'ospedale Santo Stefano di Prato, dove questa mattina ha fatto tappa la campagna d'ascolto degli operatori sanitari promossa dal presidente Eugenio Giani. Un momento di confronto e di incontro con tutti gli operatori, con l'obiettivo di raccogliere il maggior numero di informazioni proprio da chi ogni giorno lavora sul campo per arrivare ad una contrazione delle spese sanitarie, come ha appunto definito Gianni questo momento, in modo tale però da non andare a incidere sui servizi. Ovviamente è stato anche un momento di confronto per quanto riguarda l'IRPEF e i ticket sanitari che Gianni ha ribadito che non verranno aumentati nel corso di quest'anno. È stato poi anche un momento in cui si è parlato della grande pressione che in questi giorni c'è sui pronti soccorsi di tutti e quindi anche su quello pratese, con l'idea di Gianni di andare sempre più a insistere su quelle che sono le case della salute con un accordo con i medici di famiglia. Ascoltiamo quello che ha detto il Presidente e poi la linea torna allo studio. Voglio arrivare ad avere alla fine dell'anno le condizioni perché con riduzioni di spese l'addizionale IRPEF, che quest'anno una tantum ho dovuto aumentare perché dal governo sono venuti meno 420 milioni che l'anno scorso invece erano arrivati, è cambiato il governo, cambia l'atteggiamento sul payback dei dispositivi sanitari e quindi attraverso dei risparmi voglio poi arrivare a riequilibrare e quindi riportare il coefficiente IRPEF almeno oggi è salito al 3,32, alla media delle regioni alla fine dell'anno. Basterà l'aumento dell'IRPEF oppure rischia che si debbano portare anche più personalità? Allo stato attuale non ho previsione di questo e l'intervento l'ho già fatto e quindi per un anno la situazione è questa. Io ritengo che si possa poi valutare alla fine dell'anno se abbassando l'IRPEF può essere fatta una misura, ma allo stato attuale proprio non mi passa nemmeno per l'anticamera del cervello. Io vorrei arrivare attraverso dei risparmi a comprimere quello che è una spesa che indubbiamente si dilata, perché quando hai una macchina con 57.000 dipendenti a tempo indeterminato, dal primario medico all'infermiere all'operatore, è evidente che vi è una spinta che non ammette sprechi e quindi io sto cercando di cogliere tutte le occasioni per riequilibrare, riportare a una situazione gestibile. Ripeto, l'aumento dell'IRPEF l'ho fatto perché non volevo fare un'operazione brusca di tagli, perché poi quando tagli i servizi rimetterli è un'operazione sempre complessa. Ma io vorrei confrontarmi, vedo qui proprio stamani ci parlerò con Biancalani come presidente regionale dei medici di famiglia. Sono convinto che sui pronti soccorsi noi dobbiamo fare una misura strutturale, quella della valorizzazione delle case di comunità. E la candidata di Firenze Democratica, Cecilia Del Re, è intervenuta questa mattina al Refresh, alla rassegna stampa curata da Andrea Vignolini, per parlare di mobilità a Firenze, due temi su cui è in disaccordo con quanto fatto finora dalla giunta Nardella, il collegamento del centro storico e lo scudo verde. Ma sentiamo che cosa ha detto. Il tema di rendere Firenze accessibile a tutti, vivibile anche per i fiorentini, non solo per i turisti, compreso il ristudiare i mezzi di collegamento, tranvia o non tranvia, appunto dal Duomo, ci possono essere appunto anche altre alternative. Beh, quello mi pare un tema che l'amministrazione Nardella in questi 10 anni poi no, di fatto non ha
voluto affrontare. L'altro tema è quello della gestione dello scudo verde. Si è deciso appunto di inserire questo sistema di gestione che andrà a tassare i lavoratori dell'area metropolitana che entreranno appunto in città con mezzi inquinanti, appunto comunque secondo un sistema che sarà poi meglio dettagliato. Ecco però che in questo caso, così facendo, si va a creare una spaccatura tra Firenze e l'area metropolitana, un discrimine tra chi risiede a Firenze e chi risiede nell'area metropolitana e si va a tassare i lavoratori pendolari, cioè quelli che lavorano a Firenze ma che risiedono nell'area metropolitana. Ecco, questo modello, il cosiddetto modello della congestion charge, che quindi mette al centro il tema del traffico, ecco, a me pare un modello che possa essere superato da altri tipi di modelli che anche in altre città poi sono stati adottati e che non si basano più sul discrimine tra chi abita a Firenze e chi abita nell'area metropolitana, ma semplicemente proprio sul tipo di mezzo inquinante o meno e quindi tra l'altro sui fattori ambientali che lo scudo verde in primis mira o dovrebbe mirare appunto a presidiare. Se vogliamo crescere, lo cresceremo come area metropolitana. Se non lo facciamo, anche Firenze stessa ci rimette. Non è più possibile andare avanti con una visione Firenze-centrica come è stato fatto finora. E poco si discute del fatto che il futuro sindaco di Firenze sarà anche il sindaco dell'area metropolitana. È vuoto e chiuso in segno di lutto il mercato della Loggia del Porcellino a Firenze. La decisione è stata presa per rendere omaggio al 72enne iraniano trovato morto nella sua, ucciso nella sua casa nel quartiere di Novoli. L'uomo, figura nota del commercio ambulante del Porcellino, abitava a Firenze dal 76, è stato ucciso da due fratelli brasiliani, un suo dipendente e un altro ex dipendente del suo banco di oggettistica e souvenir. Entrambi sono stati poi arrestati. Trasporti a Pistoia, sciopero di 4 ore, di 4 ore dei dipendenti di Autolinee Toscane. Patrizio Ceccarelli. Sciopero di 4 ore l'8 gennaio dalle 8.30 alle 12.30 dei lavoratori di Autolinee Toscane a Pistoia. Possibili ritardi e cancellazioni, fa sapere l'azienda, sia in ambito del trasporto urbano che extraurbano. La protesta coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. L'astensione dal lavoro è stata proclamata dai sindacati FILT-CGIL e UIL Trasporti per denunciare, riferisce Autolinee Toscane, assenza di corse all'interno dei turni di servizio, mancanze di applicazioni normative nei confronti dei lavoratori impiegati presso le residenze di Pistoia e provincia, carente formazione del personale viaggiante sulle nuove linee derivanti dalla ristrutturazione del servizio del trasporto pubblico locale, insufficiente e tardiva informazione all'utenza sul cambiamento del servizio, assenza di comunicazione agli autisti sulla programmazione mensile dei turni guida necessari ai dipendenti per gestire la propria vita privata. La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane, spiega l'azienda, dipenderà dalle adesioni allo sciopero. La percentuale di adesione all'ultimo sciopero di 4 ore, proclamata da FILT-CGIL e UIL Trasporti del 16 dicembre 2022 nella provincia di Pistoia, è stata del 20,18%. E 70 anni fa, per volere di La Pira, nasceva l'Isolotto. Siamo a Firenze, stamani un momento proprio per ricordare questa data, c'è per noi Chiara Valentini. Buongiorno. Buongiorno. 70 anni fa qui in Palazzo Vecchio sedeva un personaggio che avrebbe fatto la storia non solo di Firenze ma anche dell'Italia, era il sindaco Giorgio La Pira, il cui messaggio di pace e fratellanza è ancora citato oggi da moltissimi politici di vari schieramenti. Molte sono le imprese all'epoca considerate utopistiche del sindaco più famoso di Firenze, quelle di ampio respiro internazionale, certo, ma anche decisioni più concrete che ebbero un impatto fortissimo sull'intera città. Tra queste la creazione di un intero quartiere di case popolari all'Isolotto, sulla riva sinistra dell'Arno, proprio accanto alle Cascine. L'Isolotto nacque ufficialmente il 6 novembre 1954, quando furono consegnate le chiavi di circa 1.000 appartamenti, non i soliti casermoni, ma una vera e propria città satellite, come la chiamava La Pira. C'era da applicare il piano Fanfani, ma a Firenze la politica propose un progetto più elaborato da un punto di vista culturale e sociale.
A 70 anni da quell'importante momento storico, Firenze e il quartiere dell'Isolotto ricordano quanto avvenne con una mostra che si inaugurerà il 9 di gennaio e anche altri eventi collaterali che sono stati presentati proprio qui stamattina in Palazzo Vecchio. Ascoltiamo le voci che abbiamo raccolto, poi la linea può tornare allo studio. La mostra sulla pira a Firenze e l'Isolotto sarà alla Biblioteca Nova Isolotto dal 9 gennaio, faremo l'inaugurazione con il sindaco e con degli esperti il pomeriggio del 9 gennaio e poi andrà avanti fino al 27. In questo arco di tempo ci saranno anche altre iniziative specifiche, ci sarà l'apertura straordinaria dell'archivio storico della comunità dell'Isolotto presso le ex baracche verdi di Via degli Aceri, in cui si potranno consultare i documenti originali di quegli anni, compreso il documento originale del famoso discorso di La Pira, non case ma città. E perché appunto lì si andavano a dare non solo degli alloggi, ma si andava a costituire una nuova comunità, una nuova città. E poi avremo un'iniziativa lunedì 22 gennaio con le scuole, con due scuole superiori che racconteranno loro che cosa hanno studiato e che cosa hanno capito dell'Isolotto degli anni 50 e di La Pira, e insieme alla professoressa Poli e alla un'esperta della Fondazione Michelucci. Avremo poi una passeggiata, un itinerario per l'Isolotto dedicato alle famiglie con i bambini che avverrà il sabato 20, quindi insomma alla scoperta dell'Isolotto sarà una 3 settimane davvero molto interessanti e appassionanti. Forse ecco la nota dominante e non sempre adeguatamente valorizzata è quella del primato della politica. In La Pira il carattere fondamentale che ha la politica intesa nella sua visione più alta, come arte che è chiamata a dare una risposta ai bisogni contemperando le esigenze. E che lo fa partendo da valori cardini che sono innanzitutto quelli consacrati nella Carta Costituzionale che La Pira contribuisce a scrivere, in primo luogo il valore della persona umana. Noi stiamo facendo un piano casa, mettendo risorse importanti proprio perché c'è una emergenza, in questo caso una grande domanda abitativa, però dobbiamo ripartire anche da quel messaggio di una grande visione. In questa mostra noi raccontiamo la prima consegna delle case all'Isolotto ed era molto bella la definizione in cui lui diceva che l'Isolotto era una città satellite, ma una città però armoniosa, vasta, umana, quindi pensare sempre anche alle case, ai nostri quartieri in questa visione di un ecosistema dove ci deve essere la bellezza, dove ci deve essere il verde. L'Isolotto è questo, è un quartiere molto verde e noi sappiamo quanto questo incida anche sulla qualità della vita delle persone. Una serata di musica per non dimenticare, ma anche una raccolta fondi, e questo è stato l'evento organizzato al Tuscany Hall di Firenze ieri sera da Massini, Piero Pelù, Fiorella Mannoia, tanti gli artisti che hanno accolto l'appello per non dimenticare gli alluvionati di Campi Bisenzio. L'alluvione è avvenuta ai primi di novembre e tra l'altro Piero Pelù era anche malato. Il servizio, vediamo. Non si pensa in modo razionale, io ho preso dei piatti che erano comunque nell'armadio in alto, cioè senza senso. Ho preso un po' d'acqua, un po' di frutta, dei libri della figliola per fare 25 metri e l'acqua era già arrivata ai ginocchi. È stata una serata ricca di emozioni, ma anche di buona musica e soprattutto per un fine importante, non dimenticare quanto successo a Campi Bisenzio lo scorso 2 novembre. All'appello di Stefano Massini e Piero Pelù hanno risposto tanti artisti, a partire da Gianni Morandi che ha aperto la serata al Tuscany Hall a Firenze. 1500 persone per Toscana and Friends Ricominciamo, evento per la raccolta fondi da destinare alle popolazioni toscane colpite dall'alluvione, ma non solo. Una serata pensata per tenere sempre accesi i fari su quanto successo alle porte di Firenze. L'evento è stato condotto anche da Fiorella Mannoia. Un appello forte è stato fatto al governo perché non si dimentichi di quel territorio. Morandi e Massini hanno fatto proprio il nome della Meloni. E proprio dal governo ci saremmo aspettati di più, ha detto il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Un filmato all'inizio della serata ha ricordato quelle tragiche ore in cui l'acqua saliva e si portava via tutto. Tra gli artisti Paolo Iannacci, Dolce Nera, Paola Turci, Irene Grandi, Marco Masini, Francesco Gabbani, che ha ricordato le due alluvioni subite dal negozio dei suoi genitori a Carrara. Alla fine della serata un bilancio più che positivo, raccolti 70.000 euro. Oh yeah.
Parliamo, andiamo a Pistoia, parliamo della Befana che scende dal campanile, pensate, della cattedrale da ben 30 anni il servizio. La festa della Befana che scende dal campanile della cattedrale di San Zeno a Pistoia compie 30 anni, un bel traguardo per la vecchietta amata da grandi e piccini che ogni anno in Piazza del Duomo regala emozioni, sorrisi e gioia. Dopo la ripresa lo scorso anno di uno degli eventi più attesi in città nel 2021 e 2022 fu sospesa a causa della pandemia, sabato 6 gennaio torna questa giornata speciale per bambini, genitori e nonni che chiuderà le festività natalizie. A partire dalle ore 16:15 in Piazza Duomo musica e animazioni. Dal mattino invece è prevista l'iniziativa Giro Gioco a cura dei Rioni Cittadini. In Piazza del Duomo saranno allestiti dei banchi dove i bambini potranno portare un giocattolo in buone condizioni e sceglierne un altro. Prima della discesa della Befana dal campanile della cattedrale di San Zeno è previsto il saluto delle autorità cittadine, tra le quali il sindaco Alessandro Tomasi e il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Pistoia Fabrizio Priori. Dopodiché inizierà lo spettacolo, la Befana partirà dalla torre di Catilina per raggiungere il campanile e da qui da un'altezza di circa 30 metri scenderà aiutata come di consueto dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco e dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco di Pistoia. Questa manifestazione è sempre una grande attrazione per i pistoiesi ma anche per i turisti presenti in questo periodo, sottolinea l'assessore al turismo e alle tradizioni Alessandro Sabella. Per tutta la durata della manifestazione saranno presenti nel centro storico numerosi volontari di varie associazioni per la gestione dei flussi e dare indicazioni sulle vie di accesso in Piazza Duomo e i percorsi di uscita. L'evento è organizzato dall'Associazione Nazionale Vigili del Fuoco, sezione di Pistoia, con la partecipazione e il contributo economico del Comune di Pistoia e la collaborazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. E io mi fermo qui, grazie per averci seguito, buon pomeriggio a tutti, arrivederci.